Serata inaugurale di Chieti Classica con la quinta edizione per questa rassegna che porta a Chieti tantissimi maestri da tutto il mondo, un'occasione per essere una vetrina internazionale. Sì, è un'occasione per tutta la città, per il nostro territorio, per la regione, perché quest'anno abbiamo circa 100 musicisti, tra l'altro provenienti da circa 20 paesi diversi. Abbiamo tanti musicisti da Israele, questa è una gioia perché l'anno scorso ne avevamo soltanto 3 e quest'anno invece sono tantissimi, dal Belgio, dalla Germania, dalla Corea, dall'Austria, veramente un po' da tutto il mondo sono venuti qui a Chieti per vivere l'esperienza meravigliosa di Chieti Classica, che è un'esperienza di formazione perché durante il giorno si svolgono tutte le masterclass. È artistica perché durante la sera ci sono i concerti di allievi, di maestri, ma anche di ospiti internazionali. Infatti questa sera apriremo con un concerto straordinario con i Virtuosi di Kiev, l'Orchestra Virtuosa di Kiev, diretti dal maestro Larsen, che viene da Salisburgo, e un solista d'eccezione, Han Su, che viene da Seul, è atterrato ieri e domani ripartirà già, con l'esecuzione del concerto in re minore K466 di Mozart. Sindaco, siete riusciti a portare qui a Chieti anche l'orchestra dei Virtuosi di Kiev, è stato un bel risultato, ma soprattutto un modo di essere vicini a un popolo, insomma, in questo momento in difficoltà. Noi ci siamo messi subito in moto attraverso i canali ovviamente diplomatici e in un primo momento eravamo rimasti un po' delusi o quasi delusi perché Kiev fece venire solamente le donne, dopodiché ci siamo messi ancora in opera e siamo riusciti a far venire anche gli uomini, strappandoli quindi a un sicuro arruolamento nella guerra. Il 24 di maggio li abbiamo presentati orgogliosi alla nostra città, che li ha accolti benissimo, e questi musicisti non solo ci sono grati per quello che abbiamo fatto e quindi suonano con una quasi maggiore virtuosità, ma hanno stabilito un rapporto amichevole e familiare con noi.